Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, se amico MCR che vi parla, oggi siamo ritornati a un nuovissimo video. Che non ce ne frega. Allora, iniziamo. Oggi siamo con la reaction di Foggia Ascoli, non è Juventus. È la Juve. Non è la Juventus, Tu spera che sta già là. Stiamo già alla Foggia Juve. Vabbè, allora siamo con la reaction di Foggia Ascoli. Vabbè, sembra una partita molto molto facile. Vabbè, comunque noi ci vediamo dopo. Ragazzi, allora ha segnato Dilly 1-0 per il Foggia. Ma ho registrato la clip, poi mi si è scaricato il telefono e poi, cioè, non me l'ha salvata sto maledetto telefono di merda. Vabbè. E dunque 1-0. Sì. 2-0, Mazzeo! Fabietto Mazzio di Bomber! Quando ha fatto? Quando l'ha fatto? 11? 12? Sì, no, 13? 13? E face? 13 gol! Oh no, su 13. Questo c'è ribattuto, mamma mia! Non si è capito più niente, qua tiro di Kragl, parata di ragazzi! Tiro smorzato là di. Credo di Calabrese e poi Mazzio messo a porta libera, e che gol! Cioè, abbiamo fatto due gol a porta libera! Cioè, ragazzi, abbiamo fatto due gol a porta libera. Prima di lì. Raga, cioè, voglio far notare. Guardate dove sta. In questo momento. No, si vede, voglio. Cioè, a un punto dei playoff. Ultimo posto occupato la Cittadella. Che oggi giocherà in casa del Parma. Abbiamo qualche possibilità, Pure il Carpi. Il Carpi pure si avvicina. Pure lo Spezia. Si avvicinano. Ma comunque 2-0 Mazzio. Ragazzi, io ho stoppato subito dopo due secondi. È finito il primo tempo di Foggia Ascoli. Allora, è stato un buon primo tempo giocato dal Foggia. Ma il Foggia sta facendo una buona partita. Abbiamo fatto due gol a porta libera, prima con Dele e poi con Mazzio. Ascoli che viene da due vittorie consecutive. Ma io credevo di vederlo un pochino cazzuto, invece no. Cioè, vabbè, ha vinto in casa contro il Bari 1-0. Poi la scorsa contro chi l'ha vinta l'Ascoli. Aspettate un momento. Ah, adesso ha vinto due in casa consecutive contro Bari e Carpi. Ma non sapeva che. Pensavo che andava in casa delle Sfogge, che è difficile. Vabbè, comunque, ci inizia il secondo tempo. Ragazzi, è iniziato il secondo tempo di Foggia Ascoli. Ci vediamo dopo. Ragazzi, calcio di rigore per il Foggia, credo, da come ho visto. Sì, è calcio di rigore per il Foggia. Cioè, Deli poteva praticamente pure tirare. Poteva pure tirare, invece di scavalcare il portiere. Vabbè, poi l'ha travolto, ragazzi. Comunque, calcio di rigore per il Foggia. Ci vediamo quando lo battono. Ragazzi, Mazzio sta per battere il calcio di rigore. Dai, su, speriamo bene. Speriamo per il 3-0, dai. Fischia l'arbitro. Parte Mazzio con la sua solita rincorsa. Il tiro, parato. Mazzio sbaglia il calcio di rigore. Mannaggia. Ma perché li sbaglia sempre? 3-0! Sempre a porta libera segniamo. Ha segnato lo Iacono. Dopo rigore sbagliato, poi abbiamo segnato giustamente a porta libera. Noi siamo fatti 3 gol a porta libera. L'Ascoli lo potevamo battere solo con 3 gol a porta. Solo con un gol a porta libera possiamo battere l'Ascoli. L'Ascoli. Comunque, 3-0 per il Foggia, ha segnato lo Iacono. Lo Iacono. Sempre a porta libera segniamo. Ragazzi, finisce qui la partita. 3-0 per il Foggia. È stato anche. Per il resto del secondo tempo mi sono annoiato, mi stavo quasi per addormentare.
Dove... Vabbè, comunque, finita quella partita 3-0 per il Foggia, è stata una bella partita. Forza e coraggio, siamo a meno, siamo a un punto dalla zona playoff, l'ultimo posto occupato dalla Cittadella che oggi, che adesso tra poco gioca alle nuvole contro in casa del Parma. E dunque, che dire, posso salutare qui. Comunque, bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto a tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!